Questa mattina la sindaca Raggi a Tor Sapienza per illustrare il suo operato. È rimasto soddisfatto di questi 5 anni di giunta Raggi? Io non ero simpatizzante della Raggi, però avendo visto tante e tante cose che ha saputo fare e tanti ostacoli che ha avuto lei, cioè io mi ritengo, diciamo, soddisfatta dell'operato. Però se lei viene ostacolata, che da oggi a domani si deve rifare Roma, perché parliamoci chiaro, tutti gli altri sindaci che ci sono stati hanno devastato Roma e lei in 5 anni non poteva risolvere tutti i problemi. E io a lei colpa non gliene do del disastro di Roma, perché ci saranno cose dietro che poraccia pure lei che deve fare. Assolutamente sì. Sì, perché non è facile dire questo non è fatto, questo non, quell'altro non è fatto. Veniamo da un degrado di, non so, forse al minimo 30 anni. E noi qui del quartiere abbiamo potuto constatare che un po' alla volta, un po' alla volta le cose si fanno. Certo, ci vuole la collaborazione anche di tutti noi. Il problema è che appunto è tantissimo tempo che siamo lasciati così allo sbando, per cui credo che la bacchetta magica chiunque venga non la possa avere. Ma sì, perché comunque in periferia ha lavorato bene e comunque i risultati si vedono, insomma. È chiaro che ovviamente Tor Sapienza in particolare è una di quelle periferie che è stata anche abbastanza devastata dalle varie situazioni e quindi per il discorso dei campi Rom, per insomma tante, tante cose problematiche, però insomma ha lavorato bene. Sono due, tre grandi problemi che attanagliano questo quartiere da più di un decennio, che sono il campo Rom di Via Salviati e la prostituzione dietro Viale Giorgio Morandi. Si poteva fare di più? Io per quello che ho potuto notare, no, quello che c'era prima c'è adesso, non c'è stato nessun miglioramento. Zingari qua spopolano, fanno come gli pare, vanno avanti e indietro. Ripeto, il discorso delle ruberie che fanno all'interno degli appartamenti, l'altra sabato alle 7 di sera sono entrati per la seconda volta in un appartamento. Prima si poteva scendere più tranquilli, adesso non c'hai più la tranquillità manco di andare a buttare un sacchetto della spazzatura. Io ho una figlia, mi dà le noi gomiti perché la sera mi arriva alle 9:30, alle 10 dall'altra parte della finestra, dove sta ore e ore e ore, e affacciata finché non scende dall'autobus. No, ma le periferie sono abbandonate. Secondo me no, più di questo no. Devo dire che le cose vanno meglio. È impossibile pensare che il tutto si possa risolvere in un mandato, assolutamente. Quindi, secondo me, bisogna continuare a dare fiducia. Ma Roma è una città difficile, dire ha fatto abbastanza la sindaca mi sembra ingiusto.